Ed eccoci qui, Eccoci. siamo risorti come la Fenice, dai, alla grande, rieccoci qua. Non era detto che potevamo tornare perché da quanto abbiamo capito Twitch è andata, si è rotta Twitch, quella è la prima cosa che tutte le chat si hanno cominciato a diffondere. Comunque, dai, L'hype che abbiamo generato. d'altronde abbiamo anche dei supereroi qui, quindi ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo infatti Moses Ing, che è doppiatore di tantissimi, tantissimi personaggi che voi amate, e abbiamo oltretutto Caverna di Platone, che è fortissimo di suo. Quindi, al di là di Buonasera, tutto, buonasera a tutti. eccoci qua a parlare del Castello Invisibile, il film che appunto potrete vedere in evento grazie ad Anime Factory l'11, il 12 e il 13, appunto in evento questi 3 giorni. Un film che si basa su un romanzo e un appunto manga edito da Dinit che abbiamo già conosciuto, sono usciti nei vari anni, quindi in realtà è una conclusione di un cerchio che appunto ci fa conoscere ancora di più questa storia che si distingue, devo dire la verità, rispetto a tante altre storie relative al mondo degli anime e tratta argomenti diciamo prettamente molto adulti, anche che fanno riflettere non solo sulla società giapponese ma direi anche sulla nostra, visto tutte le brutte notizie che ultimamente sentiamo. Allora, Mosè, innanzitutto, com'è nata la tua partecipazione a questo film? Qual è il tuo ruolo? Che conoscevi per caso già questo titolo, non ne avevi sentito parlare? Allora, la partecipazione in questo caso è stato un fulmine a ciel sereno, perché di solito so più o meno quali sono le acquisizioni, no? Anche attraverso gli annunci che vengono poi diffusi sul web. Invece questa volta l'annuncio è avvenuto poco dopo la mia convocazione. Di solito quando vengo convocato per un turno, a meno che io non debba fare un provino, non viene premessa la lavorazione che andrò a fare. Invece questa volta mi fu comunicata dallo studio di doppiaggio, che è uno studio di doppiaggio di Roma, la CDR, e mi dissero che ero coinvolto nella lavorazione del Castello Invisibile nel ruolo del protagonista maschile Rion. Ho cercato immediatamente di informarmi perché non avevo informazioni in merito, non avevo mai sentito parlare né del romanzo né del manga né tantomeno poi dell'adattamento film-cinema. Quindi ho cercato in tutti i modi di informarmi, ho trovato i volumi esauriti, quindi ho dovuto informarmi alla bene in meglio come ho potuto sul web e così ho fatto, ecco. Rion appunto è il protagonista maschile della vicenda, secondo me è un personaggio estremamente carino dal punto di vista della costruzione e dal punto di vista di quello che deve fare nei confronti del pubblico, immaginando che poi il target possa essere quello della fascia d'età dei personaggi. Una partecipazione che devo dire mi ha poi colpito in senso positivo perché sono passato da 0 a 100, nel senso dalla conoscenza nulla a una conoscenza un po' più approfondita proprio grazie al ruolo del personaggio, che nonostante ricopra poi le vesti del protagonista maschile, non ha una presenza così predominante all'interno del Una serie lungometraggio. molto corale, oserei dire, al di là della Sì, protagonista femminile, che è un po', ecco, copre un po' il tutto. e devo dire che poi la grande forza del personaggio è proprio nel rapporto che ha con la protagonista femminile, una peculiarità che riconoscerò per sempre a questo ruolo e che arriva in un periodo storico anche della mia carriera in cui poter parlare a microfono e non dover urlare è un lusso che non immaginavo di poter avere. Quindi, insomma, dopo tutta una serie di lavorazioni recenti, entrare in contatto con un personaggio che comunque sia una chiave di comunicazione sempre molto profonda, no? E richiede anche delle note differenti da quelle che utilizzo di solito, quindi l'immedesimazione sta anche poi nel modulare, no? La voce, ogni personaggio ha un proprio stile di esporsi, ma anche di parlare, di volumi. E sicuramente questo è stato un po' paradossalmente difficile per me, che sono abituato a tutta una serie di personaggi più esagitati, o laddove magari erano più calmi, comunque con dei momenti di perdita di lucidità e magari di urla o Sì, di. diciamo che rispetto ai personaggi recenti che hai fatto, questo era molto, Sì, ma molto per bene. anche confronto a Tsuneo di José la Tigre e i Pesci, no? Per citare un altro
titolo in cui comunque Tsuneo ha tutta una sua fase dettata anche dal percorso e dagli avvenimenti che si verificano all'interno del film, che lo portano a un certo punto un po' a sbottare, come si dice in gergo. E invece no, Rion riesce ad essere estremamente pacato, i volumi sono sempre bassi perché c'è anche sempre una certa dolcezza, non solo nei confronti della protagonista, ma anche con gli altri personaggi, ecco, c'è un'aria, chiamiamola così, di grande rispetto. E questo secondo me giova rispetto alle tematiche che vengono messe in scena nel film, anche sì. Infatti adesso parleremo proprio di questo. Secondo me è bello il fatto che comunque ci sia una contrapposizione, no? Fra tematiche e diciamo anche un mood un po' da favola, perché tu entri in questo mondo che ricorda un po' le favole dei fratelli Grimm, un po' Alice del Paese delle Meraviglie, attorno al tema dello specchio, però pian piano scopri che tutto quello che in realtà pensavi fosse un mondo da favola, un mondo di invenzione, in realtà c'era dietro un substrato di grandissima e cruda realtà, che nel film ci viene presentata praticamente quasi subito, per poi entrare appunto in questo mood. Però ecco, si parla di problemi reali, no, Domenico? Innanzitutto io so che tu sei fan anche del romanzo, no? Lo hai letto il manga, e esatto, esatto. Tutto quello che è l'argomento riguarda il Castello Invisibile, che ricordiamo è tratto dal romanzo di Mizuki Tsushimura, lo leggo perché io sono una pippa in giapponese, sicuramente avrò sbagliato, che dove tra l'altro è un romanzo che ha vinto anche diversi prestigiosi premi, fra cui il Japan Bookseller Awards del 2018, ed è arrivato anche in Italia, dicevamo, non era una cosa così scontata, visto che i romanzi giapponesi solo di recente li stanno riscoprendo in tutta la loro bellezza. Tu che cosa ne pensi? È vero. No, io ripensando a quello che diceva prima Mosè, effettivamente sulla recitazione, sul fatto che finalmente era libero di essere più tranquillo, di poter parlare piano, di non dover urlare, è qualcosa che si sente all'interno del romanzo, tanto del romanzo quanto anche del film, che ho apprezzato particolarmente. Io l'ho veramente adorato, perché il romanzo che arriva così in Italia in un momento dove probabilmente l'Italia aveva più bisogno di storie del genere, di racconti che sono onesti, che anche con una scrittura scorrevole e con un approccio più infantile come quello del mondo delle favole, ci porta però a fare i conti con quella che è la realtà di tutti i giorni. E sicuramente la pandemia ci ha portato a riflettere tanto su noi stessi, sui rapporti, su come si dovrebbe vivere meglio con gli altri, e questo libro non le manda a dire, insomma, attraverso le metafore, attraverso la favola ci racconta una storia estremamente dura. E il romanzo mi ha fatto sognare, mi ha fatto veramente viaggiare con la fantasia, perché è vero che ci sono questi momenti molto intensi, che sono tutti da comprendere, da far entrare dentro di noi. Ci sono pure dei momenti molto divertenti, quando tutti i ragazzi, insomma, hanno le loro interazioni, quando discutono, quando cominciano a riflettere su quello che si potrebbe fare. Quello che si potrebbe fare all'interno del castello, quindi effettivamente era un po' come stare insieme a degli amici, dai, sostanzialmente, per dire così. Io l'ho vissuta in questo modo qua, il modo in cui loro vivevano, discutevano e parlavano, era come stare davvero con persone che conoscevo, e questo mi ha fatto sentire tanto che non c'è una vera e propria differenza tra le varie persone, se non geografica, perché dall'altra parte del mondo accadono queste cose, ma in realtà accadono anche in Italia. Esempi di vite difficili, tormentate magari da bullismo, da discriminazione, da momenti duri, accadono nella vita di tutti i ragazzi. Sono fondamentalmente personaggi soli, che stanno vivendo un momento molto difficile, senza fare eccessivi spoiler. Tanto è vero che dall'inizio del film noi vediamo che la protagonista stessa non riesce ad andare a scuola. Si tratta molto, hai visto che all'inizio poi va pure in un altro tipo di scuola, che è la scuola quella che serve un po' a recuperare questi casi un po' particolari, no?
Non sapevo che esisteva in Giappone una cosa del genere, l'ho scoperta da manga e dal film. E parla poi di un problema vero, reale, perché il Giappone in questo momento, è come dagli anni 90, ma ormai saranno 25 anni, soffre di un problema di bullismo molto forte, dove i ragazzi non hanno altra via di uscita che proprio scappare e non andare più a scuola. Vero, vero, e poi questo si trasforma inevitabilmente in quello che è lo step successivo, cioè il fenomeno dell'hikikomori, e quindi di rimanere chiusi dentro casa, di non riuscire ad affrontare le situazioni. E io ho però adorato il modo in cui il film è tanto duro quanto anche gentile, nel senso che racconta tutto perfettamente, non tralascia nessun particolare, un po' alla volta. Ti fa scoprire perché i personaggi sono così soli, perché sono così tristi e perché sono felici nello stare insieme, perché poi anche questa è un'altra parte fondamentale e importante del film, che non si è sempre soltanto soli e tristi, ma si può essere felici anche. Nella vita non c'è soltanto quella parte, ci può essere anche altro, però bisogna trovarlo, naturalmente, bisogna impegnarsi nel raggiungerlo. Anche perché loro, la storia parla di questo è anche nella trama, quindi proprio prova di spoiler, loro devono trovare una chiave, no? Hanno un tot tempo che devono passare in questo castello fantastico, in questo castello, favolistico e possono realizzare poi un desiderio, quant'era? Uno o due, non mi ricordo perché l'ho Un visto. desiderio. Un desiderio. Anche se però devo fare una piccola critica, visto Vai. che si chiama sì, Castello Invisibile, ma in realtà Scam, già dal trailer si vede il castello, quindi tanto invisibile. È vero, questo effettivamente magari era invisibile alla realtà, forse questo voleva essere il senso. Esatto. Sì, Però loro possono, cioè, trovandosi nel Castello Invisibile. Se riuscissero a trovare una chiave, possono esaudire un desiderio che poi magari si traduce nel risolvere il proprio problema personale. Però c'è un pegno da pagare, perché se si esaudisce questo desiderio, si perdono tutti i ricordi del tempo trascorso all'interno del castello invisibile. Perciò i personaggi devono cominciare a soppesare un po' le due cose. Cosa è più importante, risolvere il mio problema oppure discutere con gli altri, stare con gli altri, vivere insieme agli altri. anche perché fondamentalmente loro pensano, posso anche, si creano dei legami, loro non hanno mai praticamente vissuto legami così importanti, anche perché a scuola fanno una vita di melma e ne sono rifuggiti. E quindi a maggior ragione il rischio è uno riesce a esaudire il suo desiderio, gli altri tornano a fare la vita di melma, no? E quindi quanto conviene tutto questo? Stiamo bene fra di noi, infatti praticamente li vediamo fare amicizia, crescere un po' insieme, perché all'inizio sono completamente dei perfetti sconosciuti che non sanno nulla l'uno dell'altro. Vero, vero, esattamente così. E poi a volte è difficile, è un po' come se si fosse formata una nuova classe, no? Sarà capitato sicuramente a tutti quanti noi quando andiamo a scuola per la prima volta in un nuovo istituto, bisogna fare amicizia, magari col compagno di banco, quello che a pelle ti dà più sensazioni positive, cominci a parlarci, poi magari con gli altri non riesci ad avere quel legame, quell'amicizia speciale. Qui è uguale sostanzialmente, è come se fosse. Non dico una nuova scuola perché qui non hanno l'obbligo di studiare, sono molto più liberi, però si forma quello. Loro sono una nuova classe di studenti che devono diventare uniti, perché è solo così che magari riusciranno a risolvere i loro problemi. Mosè, come si doppia un film del genere? Innanzitutto, quanto tempo ci vuole per doppiare un film anime? Io ritengo, ne parlavamo anche prima, che ormai sia molto scomodo l'approccio che continuiamo ad utilizzare solitamente del trattare il doppiatore come un mestiere a sé stante. Per questo film, come per tutti i prodotti d'animazione e non, ci deve essere lo studio dietro. Quello che l'attore fa è preparare un ruolo e quello che il doppiatore dovrebbe fare è esattamente la stessa cosa. Quindi, ricerca di informazioni, lavoro da casa, comprensione di quella che è l'opera, cercando magari appunto commenti sul web da chi l'ha già visionata o letta, recensioni, pareri da parte di chi comunque si intende di questo media. E una volta avvenuta la preparazione, poi c'è tutta una fase che avviene in sala di doppiaggio, in cui col direttore, insomma, ti fai spiegare.
la sua visione del prodotto e poi, insomma, insieme raggiungete il compromesso in base a quello che avete capito da una parte e dall'altra per dare il giusto servizio a questo tipo di prodotto. Nel mio caso il Castello Invisibile è stato un lavoro di un turno, perché non parlando così tanto, Rion, in 3 ore noi abbiamo fatto il film. La cosa che Riccardo, insomma, ha più volte rimarcato è l'attenzione proprio ai volumi, al rapporto che si viene a creare tra i ragazzi. Tendenzialmente questo è anche un po' antitetico rispetto a quella fascia d'età e al contesto classe, in cui è un contesto in cui gli schiamazzi fanno un po' da padrone, in cui comunque i rapporti sono sempre su volumi molto alti, perché c'è insomma un'esagitazione che a quell'età è anche normale. E invece qui si ritrova quel tipo di dolcezza e di meccanica che invece è più quasi adulta e matura, ecco, maturità che deriva da un passato tormentato, ognuno con le proprie sofferenze che diventano poi il collante per fare in modo che questi rapporti si intensifichino e prima ancora si creino. Quindi per me il doppiaggio non è durato tantissimo, è durato molto il percorso di ricerca, perché appunto ho trovato il romanzo esaurito, il manga anche, e quindi non ho dovuto mettere insieme i pezzi in un altro modo. Però io continuo a sostenere che questo mestiere debba esistere solo in luce a questo cambio, ovvero iniziamo a prepararci per questi ruoli, iniziamo a ricordarci che siamo attori, altrimenti giustamente poi c'è una critica molto forte, no, rispetto a quello che facciamo. Gli strumenti per farlo bene ci sono, la dignità per fare bene questo mestiere anche, dobbiamo rispolverare anche quella passione, no? Io mi rendo conto perfettamente che poi non tutti possano essere degli appassionati, no? Però certo. Ognuno di noi, no, è figlio e ha come genitore il pubblico fruitore di questi prodotti. Di conseguenza io non devo lavorare per me stesso, per gloria mia, per ego mio. Poi è chiaro che dietro ci sia anche una ragione economica, perché campare dobbiamo campare. Però la preparazione è importantissima e questi sono prodotti poi molto delicati. Non li si può trattare con superficialità, no? Ci deve essere proprio uno studio molto attento, anche perché poi queste emozioni che vengono veicolate dalla nostra voce, in primo luogo devono essere asservite totalmente a quello che il seiyuu giapponese ha fatto. Non c'è compromesso che tenga. Quindi tu di solito senti anche la controparte giapponese? In cuffia costantemente. Per me è molto importante anche andare ad analizzare chi è quel doppiatore, perché spesso vado a sentirmi altri ruoli che ha fatto, spesso vado a vedere se c'è qualche intervista sottotitolata, perché purtroppo non mastico così bene il giapponese, però laddove posso anche un'intervista al regista o al mangaka è importante, perché magari poi ci sono delle parole, delle frasi che hanno un senso ben specifico. E se tu manchi quel senso, magari hai decostruito totalmente un passaggio importante, no? Cito un esempio su tutti, che per carità non ha distrutto l'opera, ma proprio con un film, con Anime Factory, invece abbiamo risistemato questo problema, che è l'errata traslitterazione di Raftel, no? Laugh Tale in One Piece. Un concetto chiave che è stato traslitterato in maniera errata e che magari si poteva fare diversamente. Poi da One Piece Stampede, per l'appunto, c'è stata la possibilità di mettere un'enorme pezza a questo errore che ci siamo trascinati per anni. E questo è soltanto un caso di traslitterazione. Alle volte si parla proprio di senso, e se io non conosco quell'autore, se non conosco le sue idee, come magari ha strutturato l'opera e perché l'ha strutturata, io vado magari a dare un significato che non è quello giusto. Io non ho libertà in questo senso. Io non devo permettermi di dire forse vuole dire questo. Non esiste per me. Questo mestiere non è fatto di mia interpretazione. Ci sono degli attori giapponesi, americani, quel che vuoi, che prima di me hanno costruito questo tipo di recitato sulla base di quello che l'autore ha voluto. Quindi io sono al servizio di questi due messaggi e al pubblico. È cambiato il modo di concepire queste opere, vedete, cioè rispetto al passato, dove il doppiatore andava lì e non sapeva neanche cosa faceva, perché molte volte io l'ho intervistato ai doppiatori anche di serie storiche importantissime, doppiatori anche di altissimo livello,
Ma tu ti ricordi di questo titolo? Veramente, per te è assurdo che lui non sapeva. Ma no, io andavo lì, facevo e poi me ne andavo. Era un cartone animato, no? Sì, non è colpa di nessuno, No, no. permettiamo questo. Però ancora oggi c'è molto di questo atteggiamento che permea un po' il mestiere. Io nel mio piccolo cerco di far capire che diventa anche una questione di sopravvivenza, no? Se non la vuoi mettere dal punto di vista della passione, mettila dal punto di vista dell'egoismo. E l'egoismo ti permette di dire: se voglio campare e fare questo mestiere, allora devo tenere alta l'asticella. Le minacce che, insomma, chiamiamole così, cioè la fruizione in lingua non è una minaccia, ma è una tendenza che ha preso piede, quindi anche questo sicuramente potrebbe essere un ridimensionamento della nostra mole lavorativa. Vedi che ormai E... cominciano anche a ricordarti come voce dei grandi Grande artisti. idiota. Tra l'altro, ragazzi, non so se sapete, ma le proiezioni di Slam Dunk sono finite la scorsa settimana, In cioè in Giappone, sì. Giappone, per chi chiedeva anche l'home video. In Giappone praticamente hanno finito le proiezioni la scorsa settimana. Io quando sono andato in Giappone ero in parecchi cinema, c'era Miyazaki, ma c'era ancora Slam Dunk. Tra l'altro con proiezioni speciali, non so se magari a Mosè è arrivata questa notizia, hanno proprio fatto richiesta di fare proiezioni con la luce accesa perché le mamme volevano andare a vedere i film, però non potevano lasciare i neonati e quindi hanno potuto vedere il film con le carrozzine perché con la luce spenta, sennò il bambino piangeva. E poi hanno fatto altre proiezioni, addirittura che hanno proprio diviso il pubblico in due tifoserie dove potevi divertirti a fare il tifo per le due squadre, quindi Pazzesco questo, straordinario. io sogno sempre di poter arrivare anche in Italia a fornire al pubblico un determinato tipo di intrattenimento simile a quello che viene offerto in Giappone. In questo devo dire che voi poi siete fondamentali perché contribuite alla diffusione culturale, alla passione in maniera costante. E secondo me, se tante conquiste sono state fatte, lo si deve più a figure come la vostra che non come la mia, eh? No, Quindi. vabbè, ma sono importanti anche i professionisti come te, perché comunque se ora noi possiamo fruire di anime in maniera adeguata, anche comunque venendo incontro al pubblico di adesso, perché adesso c'è un pubblico informato, cioè ormai ci sono delle community come quelle di Domenico, dove la gente comunque ha ormai le sue informazioni già di suo, Sono proprio informato. skillatissimi, a volte sanno più cose di me. Quindi andare oggi a presentare prodotti come venivano presentati negli anni 80 e 90, cioè fare figure, la gente non ti segue, non viene, perché comunque non è più quel tipo di periodo lì. E a maggior ragione servono personaggi e doppiatori coscienti di quello che fanno. Io mi ricordo la prima volta che ho conosciuto Mosè, fu proprio per la figura di Zenitsu, ci conoscevo proprio perché volevo dare una mano, perché vidi che praticamente si doppiava Demon Slayer, io ero fan della serie già in giapponese, dissi cavolo, certo che a questo povero ragazzo è capitato il più difficile secondo me di personaggio, e quindi decidemmo di fare un video in cui lui presentava appunto qual era il suo modo di lavorare e il fatto che si stava preparando a fare Zenitsu. Poi il resto è storia, si è andato benissimo e ora in realtà ti ho rotto le palle anche per un altro personaggio che era appunto Ryota. Quante volte ti avrò scritto Ma guarda sai attenzione. benissimo che è stata una cosa meravigliosa quella. Pensa che quando uscì, lo dico sempre scherzosamente, forse anche l'ho detto anche durante la lavorazione stessa, quando uscì il primissimo teaser 2 anni fa, feci due cose. Una fu dire a Di Benedetto: ma sarebbe bellissimo se magari un giorno potessi dirigerlo tu, visto che ormai insomma il collega che dirigeva è fuori dai giochi. Ah, ma no, ma figurati, è impensabile, posso farlo io. E questa cosa è stata poi smentita. E l'altra è, io non so se accetterei il cambio di cast. Poi quando però ci sono finito dentro, ho accettato di buon grado. Ci sta assolutamente. Domenico, tu hai una community molto vasta di ragazzi, diciamo, dai 30 in giù, quindi diciamo il nuovo pubblico, ma anche quello storico che segue anime e manga da una vita. Stiamo vivendo un momento molto particolare dove, ricordiamocelo, appena 15-10 anni fa, film come Il Castello Invisibile sarebbe stato molto difficile da vedere, non solo al cinema, proprio doppiato in italiano, proprio in Italia, legalmente, ufficialmente, perché i film per noi erano proprio utopia, addirittura anche le serie era molto difficile da vedere.
Il momento del cinema italiano è molto particolare. Leggo articoli, ci sarebbe da parlarne per ore. Io sono un grande appassionato di cinema. Gli anime in particolare, però, hanno un po' qualche difficoltà, nonostante il pubblico, a meno che non stiamo toccando grandissimi brand come può essere appunto One Piece, Dragon Ball, o a volte ecco Slam Dunk, che sono serie mitiche che hanno cresciuto più di una generazione. Cosa si può fare per migliorare la situazione? Anche perché mo arriveranno anche, oltre al Castello Invisibile, abbiamo visto tutti i nuovi annunci che ha fatto Anime Factory, Certo. di tutto di più, cioè per tutti i gusti, da City Hunter fino a Yuasa. Allora, premettendo che io non ho la verità in tasca, è molto difficile riuscire a Però è nel sapere corso qual della è tua la... community. Certo, però, insomma, un'idea ce l'ho. Fra l'altro si lega a quello che diceva prima Mosè, anche se diametralmente opposta, perché lui non è libero di fare determinate cose, perché giustamente deve legarsi all'interpretazione dell'attore giapponese, di quello che ha voluto il regista. E invece il mio è un mestiere un po' più libero, cioè se io devo interpretare, posso interpretare, è quello che devo fare. Magari raggiungo delle intuizioni a cui è arrivato il regista, oppure a volte anche una sovralettura può essere più condivisibile, pure se non reale, però che sembra coerente con la storia. Quindi diciamo che il mio è un mestiere un po' diverso, cioè abbiamo questa libertà di poter parlare. E vedo che anche il pubblico, vero, 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 e vedo che anche il pubblico poi è molto coinvolto da tutto questo, è molto contento. Tu prima mi dicevi questo, pensa 15 anni fa, e io ti dico che ti racconto un aneddoto di 15 anni fa, che secondo me è anche molto simpatico, perché poi si lega pure alle uscite di Anime Factory. Visto che è stato annunciato quel filmone di Masaaki Yuasa, che è Mind Game, feci un evento in una fumetteria, e dopo questo evento, questo incontro, venne un ragazzo per ringraziarmi, insomma, mi portò un cadeau. Questo regalo che mi aveva fatto era un CD con sopra Mind Game. L'aveva fatto lui, fatto in casa, ovviamente, illegale, non professionale. Però erano altri tempi in cui quel tipo di animazione All'epoca non si sarebbe vedevano così. solo così, perché non c'era proprio nessun, probabilmente nessuna azienda avrebbe mai pensato adesso vado a comprare questo film di questo regista che non era un nome di grido all'epoca. Oggi, per fortuna, lo è sicuramente molto più conosciuto, Masaaki Yuasa, grazie a tutti gli altri lavori che ha fatto. E pensa già quanto erano appassionati all'epoca le persone che vivono questo mondo, tanto da voler condividere queste cose anche in questo modo, che era sicuramente sbagliato. Oggi, per fortuna, si può fare diversamente, si può vivere diversamente. Ecco, io mi accorgo di questo, che c'è stata una evoluzione costante, una crescita totale del pubblico, della consapevolezza, anche della migliore condivisione di questi prodotti, perché ora, per fortuna, c'è il modo di poterlo fare, come dicevamo, legalmente. Uno compra un video, se lo porta a casa dell'amico, lo guardiamo insieme o lo guardiamo sulla piattaforma. Ci sono tutti questi metodi sicuramente più comodi anche, più utili per tanti versi, che io preferisco anche perché Anche l'edizione figa, effettivamente... questa per esempio è del regista Ecco, del vedi, film Colorful, bellissimo, di Invisibile, Keiichi Ara, stupendo. stesso regista del Castello Invisibile. La Questa è cosa appunto. bella è che ora chiaramente si possono anche collezionare. Ecco, altro fattore da non sottovalutare. Edizioni anche speciali comunque, per chi è Esatto. collezionista e per chi apprezza, vale tanto. Sì, soprattutto sulle edizioni come quelle che fa Anime Factory, non è per piaggeria, però effettivamente fanno sempre questi booklet molto pieni di nozioni, che per un appassionato come me, e sono manna, no? Sì. Tradotto in italiano, cioè cose che fondamentalmente di solito ti arriva soltanto il Blu-ray e basta, e il film invece arrivano in queste edizioni impreziosite da tutto questo. Infatti tutti stanno aspettando l'edizione un video di Slam Dunk perché hanno grandi aspettative da questo punto di vista. No, Io no, ma lo ricordo invece immagino. domenica, io vado ancora più indietro, ricordo quando addirittura a Lucca Comics si spacciavano le VHS dei film Ghibli, che di film come Certo. Porco Rosso che in Italia non arrivavano e dovevi vedere queste VHS, cioè arrivavano dalla Cina con sottotitoli in inglese, penso, se mi ricordo bene, quindi pensa come è cambiato il mondo. Cioè addirittura manco Miyazaki arrivava. Ora invece abbiamo questa possibilità.
sia in un video che poi al cinema. Però il problema è sempre come cominciamo poi la gente ad andare al cinema a vedere gli animali. Parlandone, le persone bisogna portarle con noi aprendoci il cuore, letteralmente, perché quando una persona scopre questo mondo è difficile che ne esca fuori, perché il mondo degli anime ti regala tante di quelle belle storie, di belle emozioni, che quando cominci a scoprirle uno dopo l'altro sono un po' come ciliegie, una tira l'altra, dice adesso mi guardo questo film, scopro quest'altro, vedo quest'altra cosa. Poi è anche bello perché, oltre a vedere tanti begli stili, tanti bravi registi, tante bellissime colonne sonore, scopri anche tante storie, che poi è il fulcro di tutto questo. Che cosa unisce un popolo come l'Italia con quello del Giappone? Poche cose, insomma. Noi siamo molto diversi anche come atteggiamento. Gli italiani sono tanto espansivi, i giapponesi lo sono molto meno. Anche se conosco tanti giapponesi molto espansivi a determinate condizioni, ovviamente, di safe zone incredibili. Ma è ovvio, è normale, perché le persone di tutto il mondo provano tutti quanti le stesse emozioni. E questa è la cosa bella, di scoprire in che modo loro le veicolano e le raccontano al loro popolo e agli altri, naturalmente. Secondo me, il discuterne sempre di più con oculatezza e riuscendo anche a comprendere, senza fare sovraletture, anche se ho detto prima che qualche volta si fanno, però senza farle, e cercando di arrivare il più vicini possibile al messaggio che l'autore, il regista ci vuole raccontare e farlo arrivare anche alle community, è importante. Perché secondo me le persone sono affamate, vogliono saperne, vogliono scoprire sempre di più, vogliono scoprire delle cose che comunque gli parlano. E non delle storie vaghe, che magari sono anche graficamente soddisfacenti, però gli danno poco. Ecco, un film come Il Castello Invisibile è un film che graficamente sembra una favola magnifica, magari è diverso da altre storie, però poi ti arriva dritto al cuore. Ed è una di quelle cose che poi, quando si insedia dentro, ci rimane, Non fatevi perché. ingannare pensando che sia una favoletta, perché alcune volte uno può No, essere è ingannato. spaventoso in certi momenti. È proprio il contrario, insomma. Diciamo che è un clickbait la cosa. E sembra possa attirarvi in un mondo in cui tutto va per il meglio, in cui permea la positività, e invece è proprio dalla bellezza del mondo incantato in cui tutto dovrebbe essere perfetto che nascono le riflessioni più profonde, ma che veramente poi ci si porta a casa. Cioè, non è mero intrattenimento. Io poi vorrei ricordarvi anche una cosa, ragazzi, perché molti sono abituati a vedere l'animazione anche sul piccolo schermo, sul cellulare. I film vanno goduti al cinema, detto da un grandissimo appassionato. Ieri ero a vedere anche le Tartarughe Ninja. Cioè, io se posso ogni settimana vado al cinema, sono proprio abbonato. E il cinema va gustato lì, nel silenzio della sala, senza distrazioni, soprattutto quando stiamo parlando di film. Il piacere proprio di godere dell'animazione, di godere del doppiaggio, della musica, tra l'altro, ecco, musica molto molto bella, ne abbiamo parlato anche recentemente, c'è una canzone che secondo me merita tutta l'attenzione, che è appunto Merry Go Round, che è la canzone del tema del film, è cantata poi tra l'altro da uno dei Yuri, che è uno dei praticamente cantanti più importanti in questo momento in Giappone, che pensate è stato scoperto mentre cantava a Shibuya con la chitarra. Quindi, e da quel momento Pensa. in poi lo hanno preso dentro vari gruppi, ha veramente battuto ogni record, è finito soltanto dietro a Lisa per numero di visualizzazioni qualche anno fa. Quindi Il stiamo che è tutto parlando dire. della, esatto, la cantante di Demon Slayer, quindi ora è uno dei più famosi cantanti in Giappone, che ha fatto una canzone tema che secondo me si adatta molto bene al finale, senza fare spoiler, no? Che ne pensi, Domenico, di quel finale? Allora, io della musica di questo film non posso essere altro che contento, perché nel romanzo e nel manga ci sono dei riferimenti alle canzoni, però sono delle canzoni che hanno un senso specifico all'interno del manga e soprattutto sono delle canzoni della Disney. Quindi,
difficili da utilizzare in un film giapponese per diritti di copyright, insomma, è complicato, non si possono utilizzare. E quello che hanno reinterpretato, quello che hanno raccontato con la musica all'interno di questo film, vabbè, ha colpito tantissimo, perché oltre Yuri, vabbè, è straordinario, ma la colonna sonora neoclassica di Harumi Fuki è qualcosa che riesce a stupire tantissimo. Fra l'altro è stato preso in prestito anche un pezzo di Schumann per raccontare bene la storia, è stato preso il Traumerei, fondamentale, il sogno, dalle Kinderscenen, le scene infantili di Schumann. Quello è stato, secondo me, il tocco di classe più bello di tutto il film, perché si vede che c'è stata una attenta riscrittura della storia anche attraverso la musica, perché molte cose nel romanzo originale sono veicolate dalle sensazioni, i profumi che Kokoro sente in giro, oltre proprio le emozioni, chiaramente la tristezza, la rabbia, anche la gioia di stare con gli altri, poi la musica sempre torna. E quindi al cinema, che è il media migliore con il quale fare comunione insieme alla musica, lì Harumi Fuki ha tirato fuori tutto l'amore che poteva. Ci sono delle scene che, come dicevo prima, sono molto spaventose, la colonna sonora pompa a bestia, e Merry Go Round è speciale, è una canzone che ti fa venire voglia di credere, di sognare che tutto può cambiare, che tutto può essere migliore. E poi c'è il Traumerei con il sogno, con la dimensione onirica che arriva all'interno del castello, perché chiaramente è un po' un isekai, no? Siamo al di là dello specchio, come Alice si attraversa lo specchio e finiamo in questo castello magico, che è molto diverso dal romanzo. Per certi versi è un bene, perché mi è piaciuto. Spiegami, perché tu mi dicevi dietro le quinte hai preferito il film. Sì. Ho capito. Volevo capire il perché, visto che tu comunque hai letto tutto e quindi sei ampio conoscitore dell'argomento. Esatto. Dopo aver letto il romanzo e anche il manga, ho visto che l'interpretazione che avevano dato al castello era, senza fare spoiler, un luogo un po' lugubre per certi versi. È un castello dove loro sono contenti, insomma, vivono queste avventure pomeridiane, però è un luogo dove stare sempre guardinghi. Invece Ilya Kuchinov, che ha fatto il visual concept e il design del castello, fra l'altro grandissimo designer che ultimamente sta lavorando sempre con il Giappone, ha tirato fuori questo castello che secondo me è proprio la bellezza di un mondo incantato, è un mondo al di là di tutto e al di là anche del dolore. Purtroppo il castello del romanzo e del manga non riesce a discostarsi da quel mondo che è comunque triste. Certo, loro sono felici di vivere là dentro come amici, però c'è sempre una specie di presagio negativo ogni volta che stanno nel castello. Allora io penso, se proprio dobbiamo vivere insieme a questi personaggi in un castello delle favole, ma che almeno ci stiamo felici e tranquilli. E infatti Ilya Kuchinov fa proprio questo, dice: vivetevi questa avventura. È un castello come quello delle grandi cerimonie, delle danze con i cavalieri, è un luogo magico in tutti i sensi, e soprattutto è molto colorato. Quando ci entri dentro, io vedevo quei marmi coloratissimi, le scale stupende, ricordava veramente le fiabe di quando eravamo bambini, o comunque i cartoni animati con le principesse di quando eravamo bambini, ed è stata per me una grande rivelazione. Ho detto, secondo me, che Ichihara, il regista, e Ilya Kuchinov hanno fatto un ottimo lavoro, perché è come me lo immaginavo io. Cioè, invece di vedere quella cosa che poi ci ha visto la mangaka o che voleva l'autrice, ecco, io il castello come me lo immaginavo, esattamente così, e me l'hanno dato. Quindi devo dire, sono un po' egoista da questo punto di vista, però ci sono entrato dentro, ci sono cascato con tutte le scarpe insieme a loro, forse perché la pensiamo uguale, non lo so, io, il regista e Kuchinov, ci siamo divertiti a immaginarlo e loro a realizzarlo così. Dopotutto comunque, non abbiamo mai visto né te né il regista nella stessa stanza. Potremmo anche essere la stessa persona, non lo so, stiamo a vedere, il tempo ce lo dirà. Comunque, ripeto, è l'occasione anche per recuperare gli altri titoli di questo regista, che comunque si sta facendo conoscere, quindi a maggior ragione è la fortuna di avere oggi la possibilità di non soffermarci solo a chi è conosciuto, perché fossimo una volta ci sarebbe solo, ecco, Shinkai, Miyazaki, fine. Cioè, poi alla fine è un po' da, anzi, no, poco altro.
Invece ora abbiamo la possibilità veramente di spaziare appunto su titoli del genere e su temi del genere che appunto, ripeto, non fatevi ingannare né dal poster né dal tema fiabesco. C'è molto molto sotto la superficie di questa serie, di questo film, Arrivano le mazzate. e arrivano le mazzate che dice Domenico, di un mondo, Fra ripeto. l'altro, approfitto per dire, visto che comunque avevi ancora l'home video, che il film racconta una storia che ha bisogno di una seconda visione. Esatto. Ve lo dico. Quindi, se non volete tornare al cinema, non avete scuse, dovete prendere per forza l'home video, perché poi vi verrà voglia, secondo me, di guardare. Aspetta, ma mi sono perso un particolare, cosa è successo? E la voglia viene, perciò, ragazzi, si recupera per forza. Dicono di Colorful, pure Colorful è un bellissimo film, sicuramente fuori dai canoni a quelli a cui siamo abituati, siamo temi sempre molto maturi. Vero. Questo è un film, Keiichi diciamo. Ara è stato veramente bravo anche lì perché comunque sempre insieme alla stessa sceneggiatrice, Mio Maruo, hanno raccontato ancora una volta la difficoltà degli adolescenti giapponesi, un tema piuttosto importante, pesante, maturo e da guardare anche questo, eh. Sì, è arrivato poi tra l'altro un po' di ritardo, ma fortunatamente tra i tanti recuperi che sta facendo Anime Factory, così non limitava, quando la gente si lamenta, portate solo le novità e vi scordate del passato. No, Mind Game e Colorful sono proprio l'esempio lampante che in realtà non bisogna mai smettere di sperare di vedere bei titoli animati. E devo dire che stanno facendo dei recuperi interessantissimi che francamente mi piacerebbe appunto vedere al cinema. Forse non sarà per tutti così, però almeno a casa ce li possiamo godere, quello sicuramente. Bravo, Esatto. Qui bravo. bisogna anche essere, insomma, competenti della materia che si porta in tutto questo. Diciamo che io ho avuto modo di lavorare più volte con Anime Factory e la competenza e il cuore c'è sempre. Marco Boschi, che io mi premuro sempre di citare, poi è una persona che ha veramente tanto a cuore, questi prodotti, li conosce, li studia, cosa che sottolineo sempre, e quindi poi è anche giusto che l'impegno venga riconosciuto anche dal pubblico. Mosè, poi ultimamente noi ti stiamo vedendo anche sotto un'altra veste. A me piace anche quando ho doppiatori che fanno anche quello che fai te, parlarne, perché amplifica un pochino quello che è il discorso generale di tutto questo professionismo di cui parliamo. Tu adesso stai facendo parecchia direzione, che per l'età che hai, già il curriculum che c'hai adesso è incredibile come doppiatore, per l'età che c'hai adesso stai facendo davvero tante direzioni, tutte molto interessanti, no? Sì, mi è capitato insomma di dover sostituire un collega, un direttore, Pino Pirovano, a partire dalla fine della prima stagione di Mob Psycho. E ho fatto qualche turno per aiutare Pino in quella serie lì, poi con la seconda stagione è emersa di nuovo questa esigenza perché in contemporanea Pino si stava occupando anche di Baki, che è recentemente uscito su Netflix, e quindi abbiamo diviso i turni, ecco. Com'è lavorare come doppiatore? Qual è invece il ruolo del direttore, no? Per Di me questo. ha poca differenza, nel senso che io ho sempre fatto quello che normalmente deve fare il direttore, quindi visione dei materiali, studio dei personaggi, comprensione delle interazioni tra tutti i livelli che si vengono a creare tra i vari personaggi all'interno della storia, evoluzione della storia e ipotesi di quelle che sono poi le vocalità dei personaggi, come si sposano. Io ho due criteri. Il primissimo criterio è far fede un po' al passato, e mi spiego meglio. Laddove trovo che ci siano state delle distribuzioni intelligenti su alcuni seiyuu in passato, io tendo a riconfermare in Italia su un seiyuu specifico un doppiatore che ha fatto più volte ruoli che condivide con quel seiyuu in Giappone. E dove è possibile, quindi dove ha avuto un senso, cerco di utilizzare questa logica. Laddove questo non è possibile, devo cercare di capire qual è la caratterizzazione che quel seiyuu ha dato su quel personaggio. E devo cercare di avere nella mia mente, io ho il mio database con tutti i nomi dei colleghi, in modo tale che io possa sfogliarlo ogni volta senza Come rischiare tu di giochi al fantadoppiaggio magari su altre serie e tutto, perché alcuni dimenticare. Esatto. tuoi colleghi lo fanno. Sì, anche mi è capitato,
E una volta fatto questo, cerco di avere la voce più aderente, ma poi si deve innescare anche un'ulteriore domanda, ovvero quella voce aderente o meno al personaggio, poi si sposa nella coralità di tutte le altre voci? O Perché è la magari è nota? simile, ma non riesce a dare quella profondità al personaggio. Esatto, e lì una volta che tu hai stabilito la coralità, devi venire a un compromesso, ovvero potresti avere delle voci che non assomigliano proprio a quella originale, però hanno il piglio del personaggio. Di conseguenza, a quel punto fai un insieme dei tre elementi. Laddove ho potuto mantenere la coerenza col seiyuu giapponese, la mantengo, se mi è congeniale con tutta la coralità. Laddove invece ho dovuto piegarmi a una voce che è nuova per quel tipo di personaggio di seiyuu, ma è uguale all'originale, allora metterò anche qualcuno con questa logica. E l'insieme deve essere però amalgamato dalla capacità recitativa che mi permetta di avere in scena esattamente quei personaggi, per come sono stati scritti, per come sono stati, insomma, messi nero su Ma è bianco. un lavoro veramente complicato comunque, perché necessita di orecchio e ovviamente di conoscenza sia dei seiyuu giapponesi che dei doppiatori italiani. Io ho cercato di crearmi questa consapevolezza nel tempo e laddove appunto mi manca cerco di informarmi. La grande difficoltà è poi tempistica, perché facendo tre turni al giorno in cui magari fai un po' di direzione, poi fai il doppiaggio, fai tutte le varie cose, il tempo manca. Ti si riduce tutto quanto alla notte e a sacrificare un po' la vita privata. D'altro canto nessuno mi ha messo in mano questa bicicletta. Una volta che ho accettato, non posso piangere, non posso lamentarmene. Devo fare dei sacrifici? Ben venga, insomma, alla fine, se si vuole cambiare qualcosa nell'approccio a questo mestiere, se si vuole far bene, sono necessari, insomma. Povere le nostre fidanzate, io quelle volte le concepisco perché siamo tutte e tre sempre molto occupati e ogni Sì. volta quando mi lamento giustamente mi dicono, a me non mi viene detto sei tu che hai voluto la bicicletta, giustamente. Sì, premetto, io metto le mani avanti ed è così. Poi è bello fare anche le citazioni alle volte. Per esempio, io ho fatto, c'è questo personaggio che è alto, grosso e pelato in Reborn as a Vending Machine e la prima cosa che ho fatto è stato mettere Claudio Ridolfo perché a me quello ricordava Tenzing. Quindi ho detto, io ci devo mettere Claudio Ridolfo per questo motivo. E invece nella serie Pokémon verso la cima che ho diretto, c'è è tutto basato sul gioco di carte Pokémon. Il rivale finale, il campione del mondo, l'ho fatto doppiare da Massimo Di Benedetto, che è la voce di Yugi, campione di Duel Monsters. E quindi la cosa bella, sapete qual è stata? È che tutti i commenti del terzo episodio di questa serie in cui Di Benedetto entra in gioco col suo personaggio sono pieni di persone che hanno colto la citazione. E quindi la bellezza Quello è che anche questa, dicevamo cioè. prima con Domenico, sono iper preparati, c'è cioè sempre più un fandom che Sì, non guarda questa cosa passivamente, no? Non è uno però ho spettatore detto, il passivo. personaggio è giusto per lui, la sua voce ci sta bene, mi crea una citazione, mi crea un legame con il brand, perché lui nel brand ha doppiato già tanti altri personaggi, ho detto bene, io voglio creare questa citazione al netto di tutte le premesse, al netto del fatto che non mi tradisce lo spirito del personaggio. Al pubblico vanno date in pasto anche delle chicche, perché poi e lì entrate in gioco voi, il pubblico ha voglia di parlare. E secondo me, alle volte, dare un motivo in più per farlo può essere solo che stimolante e utile. Quindi, dirigere è una grossa responsabilità. E credo che ci sia bisogno di dare spazio, naturalmente, anche a voci nuove, e io sto cercando di farlo anche all'interno di questa nuova serie, nonostante sia ormai arrivata alla conclusione. Quello che sarà il futuro non lo posso prevedere, ma sicuramente vorrei continuare a lavorare in questo modo. E la cosa che mi piacerebbe poter fare in futuro, con il benestare di chi è il committente e permette di poter parlare magari di alcune lavorazioni prima del tempo, è anche cercare di coinvolgere proprio voi che siete esperti, affinché magari determinate scelte possano essere anche vagliate e valutate da chi poi è il fruitore finale e un fruitore che comunque
sa di che cosa sta parlando, non solo dal punto di vista dell'anime, ma anche dal punto di vista poi di conoscenza del doppiaggio italiano. Quindi questo potrebbe essere uno step Questo si interessante riesce per il. a sposare con i tempi attuali che sono sempre più veloci, no? Soprattutto per quanto riguarda le serie, ormai si parla di simulcast, magari col film riesci a avere una tempistica migliore, però molte volte invece con le serie, soprattutto sui canali streaming, è un po' complicato. Molti tuoi colleghi mi hanno parlato appunto di questa, me l'hai detto anche tu, della velocità con cui purtroppo bisogna lavorare, no? Sicuramente questa è una grande discriminante e a volte va a penalizzare. Io per ora sto cercando di raschiare dove posso raschiare, chiedo la cortesia di non fare pause, chiedo la cortesia di lavorare con più concentrazione Molto possibile. efficiente, insomma, come giusto. Il termine sarebbe un pelo più volgare, inizia per rompi, però Va bene. credo che serva anche questo. E soprattutto, ecco, Reborn as a Vending Machine, come dicevo prima, è una serie che mi mette in crisi perché non ho un manga che mi possa fare da canovaccio da seguire. Quindi a volte io devo andare molto attento lì. C'è un personaggio che è anche molto ambiguo, ma non si riesce a capire se è ironico nella sua ambiguità o se potrebbe essere in futuro un antagonista. Per cui io sto chiedendo all'attore che lo interpreta di muoverci su una linea neutrale, in modo tale che se poi avesse un ribaltamento, noi già ci siamo mossi in quella linea lì. E qualora invece rimanesse un buono, noi non abbiamo scavalcato quella linea di neutralità, tale per cui poi ci possano dire ci avete fatto intendere che era un cattivo e poi alla fine non lo è. È difficile lavorare su queste note, sicuramente avere un manga davanti, un romanzo, quel che vuoi, può Ah, sì, essere per un una serie grande originale è tosta, aiuto. immagino Sì, assolutamente sì, sì. il problema. Però, ripeto, bisogna anche fare il possibile con i tempi a disposizione. Magari sì, dovrò imbuttirmi di qualche psicofarmaco da quel poco. Pazienza, ripeto, poi alla fine è un po' facile, no? Piangere delle scelte che si è preso. Io la responsabilità alla fine mi è stata sì, concessa, ma non c'è stato un obbligo. Quindi una volta che me la sono presa, io devo fare di tutto affinché poi quel prodotto esca fatto come va fatto, con Lo tutti i sai, miei limiti del caso. siamo nel finale, penso che molti ci abbiano questa idea. È più difficile fare Demon Slayer, Chainsaw Man o Slam Dunk come doppiatore? Allora, devo dire che la difficoltà maggiore per me l'ha avuta Slam Dunk. Per una semplice questione, mentre Chainsaw Man e Demon Slayer nei loro estremi ti permettono di poter essere sopra le righe il più possibile, Inoue in The First Slam Dunk ha richiesto un'umanità, un realismo che è difficile da restituire. E quindi le sfumature sono più complicate, ma anche più soddisfacente. Qual è quindi, cioè tu come, secondo te qual è stata la tua performance migliore di sempre? Proprio a te personalmente. Mi è veramente impossibile dare una valutazione. Per me, te lo dico, giudizio mio personale che ti seguo da sempre, Ryota in Slam Dunk è stata la tua performance, diciamo, fino a questo momento, poi ovviamente spero verrà superata, perché è stata veramente una grande interpretazione. In un film magistrale, un'interpretazione che ha dato lustro assolutamente al film che andavi a interpretare, quindi Oh, ti complimenti. ringrazio, ma mi è molto complicato darmi una valutazione oggettiva perché sono veramente un giudice che mi definisco non severo, però quasi cattivo nei miei riguardi. Domenico, tu come l'hai visto in Slam Dunk? Guarda, per me lui fa, qua dico una cosa che potrebbe sembrare assurda. Allora, per me lui fa un Zenitsu perfetto. Qua lo voglio dire subito perché io lo adoro ascoltandolo come Zenitsu, a me mi fa morire. Però con Ryota, con Miyagi, ragazzi, è stato incredibile. Cioè, come dire, sembrava Ryota, non sembrava Mosè, sembrava Ryota, era lui, era il personaggio. Questo, ripeto, ringrazio tanto non solo Massimo Di Benedetto, che è stato poi il direttore del film, la capacità e la possibilità di informarsi da parte di entrambi è stata determinante. Io Slam Dunk l'avevo già visto e letto, Massimo l'aveva vissuto in prima persona, avendo doppiato nella serie storica un personaggio. E, però ringrazio l'ansia che ci è stata messa dal pubblico. Senza quell'elemento in più,
non lo so se il miracolo sarebbe Ti abbiamo messo parecchia pressione, quello avvenuto. Sì, sicuramente. ma serve, va benissimo tutto, cioè quando il pubblico è, pretende ed esige alle volte, no? Non sempre ha ragione, non sempre ha torto, però a noi deve scattare qualcosa nella testa in quel momento. E ho ripreso a fare qualche palleggio nelle settimane prima. Sì, mi ricordo questo fatto che diceva Alessandro, ancora devo andare a doppiare, mi sono comprato un piccolo canestro, no? Per Sì. provare. Beh, ma perché bisogna anche entrare, come dicevo prima, fare l'attore e entrare in sintonia col personaggio. E deve esserci un sacrificio anche fisico alle volte. È indispensabile, se no non puoi pensare fino in fondo con quella mentalità. Spero non ti E capiti mai per spiaggia funziona. con la box perché altrimenti sono botte. Al massimo viene domenico su con qualche guantone e ti fa entrare nella parte. Noi ci prepariamo così. Esatto. Ma certo, spero di non fare il punching ball, però. Domenico, in conclusione, perché dovremmo andare a vedere un film come Il Castello Invisibile? Bah, sicuramente le motivazioni sono tantissime, tutte nobili, ma la prima e più sincera che mi viene in mente è che questo film banalmente parla di noi. Tutti quanti siamo andati a scuola e abbiamo avuto delle difficoltà con qualche compagno di classe, magari più difficile, magari più facile. E noi speriamo sempre che queste difficoltà si siano appianate, siano rimaste sottili e che col tempo siano proprio sparite. Per qualcuno non è così. Per le persone per cui non è così e che magari vogliamo aiutare, guardare questo film può essere utile perché ci può dare un'indicazione su come aiutare gli altri e su come, nel caso in cui fossimo noi quelli che hanno subito queste brutture, queste storture della vita, anche capire come potremmo reagire a questi eventi. È un film importantissimo in questo momento storico e dobbiamo condividerlo il più possibile. Perfettamente d'accordo e Anch'io. non verrò qui a dirvi supportate per forza, andate a vedere anche se non vi piace. Però ecco, quando si tratta di film del genere, fatevi incuriosire, andate a provare, anche se non è legato a brand che voi conoscete, anche se non è qualcosa che avete letto, perché sicuramente alcune volte le più grandi sorprese arrivano proprio da titoli che non conoscete e che vi siete avvicinati perché ve ne abbiamo parlato. Penso anche Mosè, qualche film ne consigli, no? Ma assolutamente sì, anche perché poi comunque il cinema non è solo intrattenimento, è anche cultura. E cultura è anche profondità d'animo. E quando si trattano dei temi come in questo caso molto importanti, può esserci soltanto una piccola crescita personale, di cui oggi magari non vi renderete nemmeno conto. Ma poi nel tempo fa tanto, tutto fa tanto. Quello sicuramente. E ripeto, grazie anche a un adattamento ormai sempre più fedele, però giusto, adeguato al pubblico a cui va a porsi e a persone, appunto, a doppiatori, artisti, comunque attori, come dice giustamente Mosè, che riescono comunque ormai a capire di cosa stiamo parlando, a capire il tipo di prodotto e a darcelo nel migliore dei modi. Insomma, non è una cosa così scontata, significa davvero che tutti quanti abbiamo E fatto un grazie a passo voi. in avanti. Sì, grazie, Continuo a ovviamente. sottolinearlo Però, perché è ripeto, è tutto un gioco importantissimo quello di che fate. squadra fra tutti noi, che una Assolutamente sì. volta non Vero. esisteva. Quando mai facevi incontri con i doppiatori, addirittura i doppiatori sentivano il tuo parere prima ancora di andare a doppiare. Cioè, è un passo avanti importantissimo anche verso il pubblico. E questo però Non a sempre. caso vorrei dire proprio questo. Questo è il nostro castello invisibile. Adesso questo è la nostra comune in cui essere più forti. Senza assolutamente tossicità, mi raccomando, perché comunque vedo Certo. anche alcune volte esagerazione nei confronti dei doppiatori, perché ormai questo confine con il pubblico è sempre più labile, no? Hanno Sì. sempre più possibilità di entrare anche in contatto con te, che sia alle fiere o attraverso i social. Abbiate sempre rispetto del lavoro di professionisti, che per voi è una passione, per loro è un lavoro, no? Assolutamente, assolutamente sì. Purtroppo poi l'educato e il meno educato fa parte di ogni community, ecco, non soltanto del fandom, ma proprio della community per eccellenza che è la società. Quindi dobbiamo scendere a patti anche con questo. Devo dire però che insomma, sono stato fortunato finora, ecco, i maleducati sono stati pochi.
e talvolta sono Vuole nate. male a Mosè, tutti vogliono bene a Mosè. La cosa bellissima, sai qual è, Ale? Che nel tempo sono nate delle amicizie con degli hater. Ah, ecco, vedi, queste sono le conquiste. Vedi, Questo vedi, top, è stato molto assolutamente. bello. Sì. Allora, ragazzi, siamo in conclusione. Io volevo chiedere giusto a Caverna quali sono i tuoi prossimi impegni, dove ti potremo vedere, a parte ovviamente su Twitch e tutte le tue live. Allora, domani vado a Modena, quindi ci saranno degli eventi live al Modena Nerd, quindi se qualcuno è di Modena mi trova lì sostanzialmente. Questo weekend me lo faccio là, che poi per me le fiere sono sempre il modo migliore per staccare, ma in realtà io continuo a lavorare. Cioè io stacco dal lavoro su Twitch e uscendo fuori mi vado a fare 24 ore di fiera costante, non mi fermo mai. Però per me è il riposo, chiaramente. Quindi io mi Certo. vengo a riposare lavorando il doppio di quello che non faccio qua. Mosè, invece, cosa Stessa stai pensando? cosa, Modena anch'io questo weekend, quindi Esatto. sabato, per quanto mi riguarda, ci vedremo lì. E qualcosa a cui stai lavorando invece nel doppiaggio che ci puoi dire? Sta proseguendo il doppiaggio di Orimiya che da poco è arrivato su Crunchyroll in italiano, sto proseguendo col doppiaggio di Mushoku Tensei. E sto proseguendo col doppiaggio di tre serie anime di cui non posso ancora parlare Tre serie. e ho una piccola miniserie anime in direzione invece che approderà tra non molto su una piattaforma di cui non posso ancora parlare, però insomma di progetti ce ne sono in questo Io momento. penso che fra poco la pagina di Anime Click dedicata a Mosè Sirga avrà bisogno di altre due pagine in più. Una pagina direttamente, io non so immaginare quando sarai a 34-35 anni, cioè un'enciclopedia di ruoli. Bene, bene, perché poi alla fine è solamente premiato il tuo lavoro, quello sicuramente. Quindi Grazie. ragazzi, ricordo l'11, il 12 e il 13 di questo mese, appunto, andate al cinema a vedere Il Castello Invisibile, vi abbiamo spiegato i motivi, fatevi incuriosire, andate assolutamente a premiare gli anime al cinema. Per il resto, seguite sempre sui social e sui loro canali Mosè Sing e Caverna di Pratone perché hanno sempre Grazie. qualcosa di interessante da dire in quanto creator e da seguire perché veramente sono sempre più importanti i ruoli che sta assumendo questo ragazzo che abbiamo visto crescere in poco tempo e che sta ottenendo risultati veramente importanti. Quindi Grazie di grazie a cuore. voi per essere venuti, ringrazio assolutamente Grazie voi e tutti a tutti, ragazzi. Grazie coloro a che ci voi. hanno seguito. Questa sera, nonostante tutte le problematiche del mondo Twitch, che adesso cercheremo di capire. Doppio merito. Grazie ancora e Grazie a buona tutti, serata. buonanotte.